Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Diamo un'occhiata alle statistiche. Classifica piloti e costruttori. Inoltre possiamo vedere tutti i trofei dei Gran Premi disputati. Eccoci qui a Silverstone, un circuito nato come base aerea e trasformato in uno dei tracciati migliori al mondo per la sessione di qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Le qualifiche sono chiuse, la griglia è stabilita, non ci resta che attendere la gara. Vi aspettiamo tutti per assistere al Gran Premio di domani. Bentornati con noi in Gran Bretagna. Silverstone è un circuito sublime, ottimo per il Gran Premio di oggi. Il circuito di Silverstone con i suoi 5,8 km è uno dei più lunghi della stagione, 18 curve nella conformazione attuale, con velocità medie sul giro che toccano i 230 km orari e anche uno dei circuiti più veloci di quest'anno. Attenzione alle monoposto quando entrano nelle curve a destra, Abbey e Copse, full gas. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. George Russell ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo ieri e partirà oggi dalla pole position. Appena accanto, spazio per Lando Norris. Nel resto della griglia, invece, Leclerc, Fernando Alonso, Hamilton, Oscar Piastri, Verstappen, Simonetti, Sainz, Albon, Gasly, Ocon, Magnussen, Bottas, Tsunoda, Stroll, Hülkenberg, Ricciardo, Auger, Sergeant, Zhou e Arthur Leclerc. Siamo quasi allo spegnimento dei semafori, quindi vediamo un po' come procedono i preparativi giù in pista. E qui con me nella cabina di commento c'è un amico di lunga data, Davide Valsecchi. So che la posizione di partenza non è importante come quella di arrivo, ma concentriamoci sull'inizio di gara. Cos'è che aiuta i piloti a partire al meglio? C'è grande pressione all'inizio della gara, Carlo. Non importa in che punto della griglia ti trovi. I piloti di oggi non fanno altro che allenarsi. Nei circuiti possono contare su strutture in cui sedersi e utilizzare lo stesso volante della loro vettura per fare pratica, con tanto di luci per capire come e quando reagire. La levetta della frizione è modellata sulle mani e sulle dita del pilota per una presa ottimale. Insomma, prima che queste vetture arrivino alla linea di partenza, ci sono tantissimi dettagli che vengono considerati e che richiedono uno sforzo notevole.
Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Virtual safety car in uso. Virtual safety car. Devi mantenere positivo il delta. Rallenta, mantieni un delta positivo. Virtual safety car attivata. Rallenta e mantieni il delta positivo. C'è stato un incidente che ha causato un alto numero di detriti. Potresti avvertire un po' di sottosterzo ora che stai seguendo la scia della vettura davanti a te. Cerca di effettuare il sorpasso al più presto. La Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Ok, via libera. Ok, hai danni all'ala anteriore, sentirai l'auto strana a meno che non rientri ai box. Stagli sotto, appena fa un errore ci riprendiamo la posizione.
hai l'ala anteriore danneggiata gravemente, rientra per montarne una nuova. I tempi stanno andando a picco. Torna subito ai box per le riparazioni. Box, box, box. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Abbiamo un distacco dalla vettura davanti di 6,7 secondi. Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara.
vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nella vettura dietro. Bandiera gialla. Qualcuno è uscito di pista davanti a te, stanno sventolando la bandiera gialla. Bandiera verde. Occhio al distacco dall'auto di fronte, 3,2 secondi. Bello, che sorpasso! Entrato ai box, Arthur ai box. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 13,6 secondi. L'attacco dal tuo compagno di squadra è 10,3 secondi.
fai sembrare facile. Abbiamo dato un'occhiata ai danni e secondo noi puoi proseguire. Ci costerà un po' in termini di tempo, ma comunque siamo quasi alla fine della gara. Facci piano, l'auto non può sopportare altri danni del genere. Stacco dal tuo compagno dietro di te è 0,9 secondi. Questo è il distacco dall'auto di fronte, 1,9 secondi.
Bella mossa, ben fatto. Ultimo giro, dai, ultimo giro. La fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Lando Norris, finalmente anche lui si è aggiudicato una vittoria in Formula 1. Una bella vittoria per tutta la squadra oggi. E questo è l'aspetto importante nel gareggiare in casa. I piloti hanno dato il meglio di sé, così come il resto del team. E una dimostrazione di bravura del genere davanti ai tifosi di casa significa davvero molto per loro. La Red Bull ha cercato la vittoria fino in fondo e i suoi sforzi sono stati ripagati. Hanno ormai un ruolo di primo piano in questo sport, quindi è impossibile non esaltarsi per il successo di oggi. Dopo una gara del genere, il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi, perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Rivediamo insieme gli highlights della gara.
Se ti è piaciuto questo video metti un bel like e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci al prossimo episodio.